Sua Eccellenza, buongiorno, bentrovata. Buongiorno, anzi per me buonasera. Dal 2018 ambasciatrice d'Italia presso la Repubblica dell'Unione del Myanmar. Innanzitutto, qual è la situazione lì in questo momento? Beh, per quanto riguarda il Covid-19 ancora non ci sono casi accertati, però il governo, molto saggiamente devo dire, ha già intrapreso delle misure molto, molto serie, quindi ha chiesto alla popolazione di uscire il meno possibile. Ha abolito anche la celebrazione del Capodanno birmano, che si chiama Tinjan, il Water Festival, che quindi verrà celebrato un po' come la nostra Pasqua nelle case. Hanno abolito anche dei festeggiamenti per la giornata delle forze armate, quindi è una cosa che non era mai successa né l'una né l'altra dall'inizio della fondazione della Repubblica Birmana nel 1948, dello Stato birmano. E quindi questa è una cosa anche molto importante, è un segnale che ci dà fiducia, però ovviamente diciamo che ormai il virus il contagio si è esteso a tantissimi paesi, credo siano 177 oramai, e quindi purtroppo temiamo che prima o poi arrivi anche qui in Myanmar e che si trovino effettivamente i primi casi conclamati. E quindi ovviamente in quel caso temeremo molto perché è un paese. Uno dei paesi più poveri del mondo e chiaramente avrebbe delle difficoltà a fronteggiare una situazione così grave che insomma ha messo anche in serio condizione di stress anche paesi avanzati come il nostro. Quindi, ma affrontiamo un problema alla volta, quindi restiamo positivi e affrontiamo un problema per volta. Certo, sicuramente gli aspetti sanitari sono quelli che maggiormente preoccupano. Come sta vivendo invece quanto sta accadendo in Italia, nel suo paese? Beh, con molta tristezza e con grande apprensione e dolore, anche perché seguiamo tutti i nostri amici e cerchiamo di stare vicino a tutti, e poi c'è questa anche situazione di lontananza e vicinanza, quindi anche molto duro dal punto di vista umano, cerchiamo comunque sia di nutrirci di elementi di ottimismo per cercare di essere efficaci in ogni caso nel nostro lavoro, perché siamo comunque chiamati a prestare assistenza ai nostri connazionali. Turisti che rimangono bloccati in aeroporto oppure connazionali che hanno deciso di entrare per stare vicino alle nostre famiglie, che hanno anche difficoltà progressive, sempre maggiori direi, a fare rientro in Italia. E quindi cerchiamo di gestire, di passare da una emergenza all'altra, di informare tutti correttamente, il più rapidamente possibile, intervenire laddove ci siano delle difficoltà di transito anche, quindi non solamente di uscire dal Myanmar, ma anche di transitare presso altri paesi, di coordinarci con le altre ambasciate nell'area per capire quali sono anche i provvedimenti presi dagli altri stati, perché tra Italia e Myanmar attualmente non ci sono collegamenti aerei diretti, quindi dobbiamo monitorare la situazione in tutta l'area, dobbiamo dare informazioni ai nostri cittadini sui provvedimenti che vengono presi anche al loro rientro in Italia, dobbiamo aiutare i cittadini italiani che si trovino in una situazione di overstay perché è scaduto il loro visto di turismo di soggiorno per altri motivi e che magari non possono andare in altri paesi per rinnovarlo, li aiutiamo a rinnovarlo qui in Myanmar. Insomma, siamo chiamati in realtà a gestire una piccola emergenza dopo l'altra e a cercare anche di non di orientare, ma di dare più informazioni possibili alle scelte dei cittadini, soprattutto se restare oppure andare via. Quindi è una situazione di emergenza che ci costringe veramente a insomma, iniziare a lavorare su queste cose la mattina alle 8 e finire molto tardi la sera. E con una situazione che cambia di momento in momento, di ora in ora, per cui quello che era vero ieri o stamani magari non è vero nel pomeriggio, non sarà vero domani. E quindi anche lì dove magari aiutiamo a trovare, a individuare una soluzione di viaggio, poi il collegamento viene annullato o il transito in quel paese non è più possibile perché le autorità sanitarie di quel paese nel frattempo hanno deciso, diciamo così, di difendersi e quindi di precludere il transito ai cittadini italiani. Quindi, voglio dire, anche quando pensiamo di aver individuato una soluzione, non è detto finché poi il cittadino non ci scrive per dirci che è tornato effettivamente in Italia, non è detto che il nostro lavoro sia stato compiuto. Però, ripeto, cerchiamo di affrontare tutto insieme e soprattutto di far sentire la nostra vicinanza e di intervenire ogni volta che possiamo. Quanti sono in questo momento gli italiani nel Myanmar? Sono circa 400, è difficile dare un numero esatto perché non sempre ci contattano, soprattutto i turisti, però diciamo circa 400 unità al momento.
In un momento così difficile, drammatico, è riuscita anche a pensare a qualcosa di eccezionale per alleviare il dolore, degli italiani. Ha lanciato questo progetto Note oltre la paura. Ci spieghi come le è venuta l'idea? Mi è venuta proprio perché dopo aver passato, diciamo, sono 2 o 3 settimane in cui viviamo una situazione emergenziale, ma soprattutto le ultime 2 sono state molto dure e sentivo io stessa il bisogno appunto di nutrire degli elementi o dei pensieri positivi. E quindi, perché aggrapparsi a un qualcosa di bello, anche a quello che più sorregge il nostro paese, che ha dato forza e lustro anche alla nostra storia nazionale, credo sia la cultura. E quindi mentre diciamo, cominciamo a gestire questa emergenza e a cancellare anche i bellissimi concerti che abbiamo organizzato qui a Yangon, quindi con anche quella tristezza di dover prendere anche noi stessi queste decisioni nel senso della chiusura, no? Noi siamo cresciuti in un mondo, anche la nostra generazione, in un mondo che si apriva sempre di più, con i genitori che ci hanno invitato a studiare lingue, imparare, andare a studiare fuori, ad avere curiosità per tutto ciò che era diverso. E adesso vediamo questo mondo che si, in qualche modo, che si restringe, che si isola, con paesi costretti a chiudersi per proteggersi dal contagio. Quindi dover prendere dei provvedimenti anche di annullamento è sempre doloroso, perché significa lavorare per annullare quello che è stato fatto, non per andare avanti. E quindi mentre diciamo, cercavo in qualche maniera di reagire mentalmente a tutti gli stimoli negativi e tristi diciamo, che stavano arrivando da più parti, insomma, cercavo. Veramente avevo desiderio io stessa di trovare un modo per far viaggiare comunque i nostri artisti, quindi invitarli sostanzialmente a registrare da casa. E devo dire che poi è un'idea che contemporaneamente vuol dire che siamo veramente un popolo, che siamo telepatici, e poi è venuta anche ad altri artisti che hanno aderito all'iniziativa Io suono da casa. Adesso anche la Farnesina da pochissimi giorni ha lanciato una bellissima iniziativa che si chiama We Are Italy, Stay Tuned on Italy, dove IT on it sta ovviamente per Italy. Ma quindi abbiamo avuto diciamo, sostanzialmente contemporaneamente la stessa, un'idea molto molto simile, ma diciamo, mentre rientravo a casa, mio marito Ernesto, con cui ho la fortuna di condividere anche tante cose anche del mio lavoro, mi ha detto di aver sentito Stefano e Francesco Parrino che erano venuti qui a suonare l'anno scorso, l'8 marzo, li avevamo chiamati per la celebrazione della giornata della donna e appunto che li aveva sentiti ovviamente. Anche loro tristi per la cancellazione di altri concerti, per quello che stava accadendo nel nostro paese, c'è un dolore diffuso ovviamente in Italia che sentiamo anche qui. E quindi parlando abbiamo deciso poi insomma, di chiamarli e ci è venuta l'idea insieme, è stato proprio un sodalizio, l'idea di essere solidali, ma anche nata da un sodalizio anche casalingo, diciamo da casa a casa, da Yangon a Milano, di fare questa iniziativa insieme, di lanciarla e di provare veramente a dare degli stimoli nuovi a noi stessi e anche agli altri e chi ci vorrà seguire. Devo dire Stefano, sono veramente molto grata a Stefano e Francesco perché nel momento in cui l'ambasciata sarà sommersa e bombardata ancora dalla gestione un po' delle emergenze di cui ho detto sopra, loro ci hanno aiutato molto a spargere parola, alcuni artisti li abbiamo chiamati noi, molti li hanno chiamati loro, li hanno contattati loro e stanno anche gestendo la ricezione dei materiali, la fabbricazione di video. Mio marito ha fatto il logo, è andato oltre la paura e l'idea è quella di stare vicini ai cittadini italiani, dimostrare che anche da casa si possono fare delle cose molto belle, che si può essere utile alla società pur restando confinati dentro la propria abitazione, che è importantissimo ovviamente farlo per le ragioni che conosciamo bene e che la nostra cultura, la nostra arte, la nostra musica, perché abbiamo coinvolto anche degli attori di teatro, abbiamo coinvolto anche dei cantanti, ci possono dare gioia, ci possono dare forza e sono veramente. Io credo quello che poi di più bello l'Italia può continuare ad esprimere. E quindi è anche un richiamo, un segnale di vitalità, di speranza, di forza, di creatività e anche un modo per ricordarci anche di quale bellezza il nostro paese sia capace anche nel tempo dell'isolamento, anche nel tempo in cui è costretto a ripiegarsi su se stesso, anche nel tempo del dolore, perché sappiamo che molte famiglie purtroppo sono colpite da un lutto terribile.
e quindi aggrapparsi a quello che c'è di bello nella nostra comune umanità, nella nostra storia, crediamo sia importante per ridare speranza e per ridare fiducia. Questo è un po' il senso dell'iniziativa, che vuole essere però un piccolissimo contributo molto semplice. Con molta umiltà abbiamo lanciato questa iniziativa, che ripeto, in realtà è stata poi di molti altri contemporaneamente, ma di cui siamo felici perché spero che ci possa dare nutrimento positivo in questo momento di tristezza. Sono oltre 15 i gruppi che si sono resi disponibili, ma stanno aumentando di giorno in giorno. Con il passaparola avete anche dei giovani talenti, e oltre ovviamente a questi grandi artisti che sono i fratelli Parrino, che noi sentiamo un po' come i nostri ambasciatori, perché sono originari del nostro territorio. Ecco, la musica, l'arte in genere come strumento universale, perché è vero sì che siamo costretti all'isolamento, ma tutto questo servirà per sentirci ancora più uniti, più vicini e un domani per ridarci quella fiducia necessaria per continuare a viaggiare, come diceva all'inizio. Assolutamente. Sì, ma assolutamente. Ma infatti dobbiamo poter continuare a viaggiare e lo spirito un po' di questo esercizio è esattamente questo. Ed è vero che stiamo cominciando sempre sia noi che Stefano e Francesco Parrino a ricevere anche altre domande, altre richieste, anche altre offerte molto generose, perché non è facile per un artista, per un professionista, magari registrarsi in maniera un po' artigianale da casa. Quindi si stanno anche mettendo tutti quanti anche in gioco, producendo dei filmati anche alcune volte anche con mezzi molto, molto semplici. Ma gli siamo grati proprio per questo, perché credo che il senso dell'esercizio sia anche in questa spontaneità, in questo voler essere se stessi, in questo aprire le porte di casa, del proprio salotto, no? O della propria camera, e di condividere come sto facendo anch'io in questo momento oggi. E l'idea è proprio quella di unirci in un abbraccio e di ricordarci chi siamo come italiani. Siamo un grande paese con una grande storia, con una grande cultura, soprattutto con una grande cultura e con una grande vitalità. E sono convinta, ma credo che lo sappiamo tutti, che poi ritorneremo a essere ancora più forti dopo. E spero che questo momento difficilissimo possa anche essere una pausa, un'occasione per una pausa di riflessione, per tornare a leggere di più, ascoltare la musica, per avere degli stimoli. E per appunto ancora una volta per cercare in questo buio qualcosa di positivo. Lei ha citato anche degli artisti molto giovani e oggi proprio abbiamo postato sulla piattaforma Facebook, diciamo sulla pagina Facebook dell'ambasciata, una registrazione meravigliosa di Nora e Aaron Spignoli, due giovanissime suonatrici di arpa fantastiche, che hanno proprio detto con la musica noi non abbiamo paura del buio, ed è bello, l'hanno detto con una semplicità incredibile, che è propria anche degli adolescenti, dei più giovani, ma con una forza, con una verità, con un'immediatezza, anche con una nettezza del sorriso, che veramente sono commoventi. E l'idea è questa: noi abbiamo questa forza interiore in Italia, questa fortissima, questa grande bellezza che siamo capaci di esprimere, e insomma, siamo tutti convinti che ci aiuterà molto. Non dobbiamo dimenticare questo, mai. Il vostro progetto è stato, si è aperto con il Nabucco e quindi con un inno all'Italia. Eh sì, perché Va Pensiero è veramente quasi un inno per noi italiani, e Stefano e Francesco Parrino hanno anche registrato questa trascrizione anche molto originale per violino e flauto, che anche credo che abbia commosso tante persone, ed è anche lì il senso di ritrovare la nostra storia, anche dell'unità d'Italia, le nostre origini, ritrovarci in un afflato comune. Quindi speriamo di riuscire a comunicare tutto questo. Anche gli artisti saranno tutti molto diversi gli uni dagli altri, avranno un repertorio assolutamente variegato, ma sono uniti da questo stesso spirito. Bene, io se vuole aggiungere qualcos'altro a quanto ci siamo detti? Assolutamente, la ringrazio tantissimo dell'attenzione, spero che gli italiani, anche gli spettatori di Montenegro, ci vogliano seguire, e che soprattutto che la nostra iniziativa vi faccia piacere. È un'iniziativa fatta, ripeto, anche in mezzo a tante emergenze, quindi anche se non dovesse essere perfetta sempre in tutto, speriamo comunque che riesca ad arrivare dritta dove vogliamo che vada, cioè al cuore e alle menti di chi ci ascolta. Grazie a lei per il suo preziosissimo tempo. Sappiamo essere molto, molto impegnata e speriamo anche che questa musica possa in qualche modo alleggerire la sua grande missione.
Mi aiuta molto la musica, la ringrazio veramente tanto, ma mi aiuta anche la vostra attenzione, grazie davvero, grazie mille. Grazie e un caro saluto anche al meraviglioso paese che lei in questo momento sta aiutando. Grazie, grazie davvero. E tra l'altro ci segue con commozione perché riceviamo, e questa forse è anche una cosa bella da dire, riceviamo ogni giorno messaggi di solidarietà e di birmani che ci scrivono dicendo che pregano per l'Italia, che ci pensano tanto, che ci mandano anche fotografie di magliette dipinte Italia e Birmania insieme, andrà tutto bene, anche ci scrivono in italiano, ci scrivono poesie, ci mandano versi, e è veramente anche molto bello vedere l'amicizia di cui il nostro paese è circondato, ancora una volta proprio in virtù della sua storia e della sua cultura. Grazie. Grazie a lei, arrivederci, veramente grazie. Arrivederci. Arrivederci.